Domani, mamma, ciao, ciao. Mi metto a capelli se non vi fa su poste, su poste, perché già là in fondo tanto per cambiare. E non mi hai pagato volta, ti sei abituato comunque, dai, esatto, ti sei abituato. Reportage, reportage per Adriano. Ma che roba, bello, bellissimo. E lo riva Gelo? No, 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 non c'è nessuno, siamo andati fino dentro. Vuoi vedere che ci fa il bidone? Vabbè, che bello quelle che corro lì. Questo qua li tu usati questa? No, i canoni più grossi. Sì, no, va bene. I canoni più grossi. Tanto va tutto su YouTube, non te lo vedi mia dopo, non vede nessuno. No, dai, su YouTube. Beh, perché magari se fa che è dischetto, per ricordo. Ma su YouTube non le vede nessuno. Dischetto per ricordo. Vabbè, a parte che ti può farlo anche con questo. Qua, con questo, sì, che posso. Ti mandi direttamente il video, Guglielmo, ti va Guglielmo. E dopo tutti com'è? Bene, ciao Ecio. Cioè, su poste. Ma che ne pensi? Su carro. Sare con, però bisogna avere la famiglia a spruzzare di neve. No, dai. Famiglia neve. Com'è la pensionato? Tutto bene? Bene, bene. Boscheria massima. Lo sale o zucchero questo? Maria signora. Maria signora benedetta. Com'è la che l'altra sera mi hai detto che ti hai fatto Berna? Berna, Dio buono, c'è un coso, mi è venuto un coso alla schiena. Che era la cosa, cultura di era in do, era in do, era rissa la cosa. Cosa devo fare per recuperare? No. Eccolo qua, vedi che c'è username, password. Venerdì pomeriggio. Ma sento quanti che non fate anche in uno da solo? Sì, no, ma lei l'aveva fatto. Analisa. Sì, Annalisa. Scriverlo. Ma è già vago. Oh, la madonna. Ciao, Agatha. Agatha, ecco qua che è arrivata. Ciao, ciao. Dopo secoli, secolorum. Eccola. Ciao. Ciao, Paolo. E si basarono. Non mi credo mio. Facciamo un po' di questo. Non ci credo che va bene. Ma non c'è un nipote? Benissimo. Ma ti sei tagliato i capelli? No. Ti così sai tu quando te le riprese? Ma quelle più grandi, quelle grosse? Adesso tutte i sempre più piccole. Tutte più piccole. Agatha! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quanti? Continui sempre il part-time? Dove va? Benissimo, per chi sono e non chi sono. Così. Un mese che? Un mese non che? Lui è un filore questo. Mese che? Caro mio. E invece altre variazioni. Ecco il festeggiato Adriano Campanelli. Il suo complesso. Ciao. Luigi, anche tu immortalato. Ciao. No, dopo su Facebook, no? Sì, dopo te mando le mani. Bene. Riprese, per la stampa, Come va? Com'è la Lia? Bene, dai. Beh, sono qua. Beh, molto meglio. Lia. Molto meglio di prima. Ciao, ma non mi hai riconosciuto. E si baciarono. E bene.
Adri, andiamo dentro, dai. Adri, siamo nella località balneare, Diavolo. Andiamo dalla fondo. Festeggiato. Dai, amici, grazie, grazie. Se capite a spostare i corsi, ci vediamo. Dove si va? Un tema a caso? Ho un po' paura. Servizio per Adriano Campanelli, il suo complesso. Uno si mette a caso? No, c'è il nome. Ah sì? E dove? Abbiamo trovato il nostro posto. Marisa. Ciao, ciao, ciao. Dove hai messo? Qua vicino alla porta. Ma sono mia guarda già. E tu mi sei vicino alla porta. È fatta una roba stupenda. Ah, una meraviglia veramente. Mi raccomando. Mi raccomando. Adriano. Pochi primi piani che si vede le rughe. Adriano, bello. Mamma mia, che c'è? Avanti che c'è posto. Cinzia, ma non dovevi neanche telefonare. Cinzia, che passa? Ma lo salutare lui. Cinzia, sei qui. Va bene, va bene. Mi lo bacio adesso. Ciao. Ciao Silvane. Ciao. Tutto bene? Io e io te, ah bella, il mio della tua. Oh, è bellissimo. Ecco perché mi ha messo qua, perché è fuori per rottura. Ecco pure una bella idea. Beh, guarda, questo mi fa lui. Guarda, è questa. Che meraviglia. Agata, incredibile. Serve anche per ricordo, tu capire, ma tutti no, quanti mettono fuori. Gli fa il dischetto, uno, due, dipende da quanto, se vedete, capito? Questo è armadillo, questo collega armadillo. Esatto. Adri, vedete che ti intervisto, fai un commento all'opera. Allora, devo dire che 41 anni hanno lasciato il segno, molto dato e poco ricevuto. Sì. Devo dire che malgrado ciò sono riuscito a portare avanti dopo lunghe sofferenze questi 41 anni, vissuti nel bene e nel male, ho conosciuto molte persone, ho viaggiato da Trieste a Brescia, da Brescia a Venezia, da Venezia a Verona, finalmente sono arrivato, pensavo di trovare la libertà, ma ho trovato un carcere, ho trovato veramente... Colleghi delinquenti. Infatti per quello che li ho invitati qua questa sera, ecco. Tutti delinquenti. Come vedete qui c'è veramente il fulcro, il vero fulcro della mafia, della camorra, questa. Basta Gianni, ti prego, basta. Che però dopo devi fare il discorso però. Ma poi discorsi? No, il discorso per la stampa, vedi? Dopo anni di sofferenza? Devi fare il discorso, il brindisi. Sì, ti dicevo che mi potesse andare via, non domani, ma ieri. Ieri. A te non ho creato pregiudizio. Anzi, per l'azienda più viva via.
giro dietro. Oh, Don Carmelo! Che vado a salutare Adriano? Guardi! Eh sì, è! Ciao, bella! Adesso ho fatto così un massaggio, le prese esterne, il corpo. No? Gianni, tanto scendi come questo qua. Sì, sì. Sì, c'è gente che l'ha ribadata dopo. Lui deve fare la porta. Pagliaccio. Pagliaccio. L'assessore, non è inquadrato il personaggio. Luigi dove è parcheggiato? Santa Trinità, Santa Trinità. Sì. E dopo Don Bosco, là in fondo, deve essere quasi sicuro perché abbiamo tutte strisce blu a pagamento dove vedo. Agata, torna! Torna! Da un lato sì, da un lato sì! Una macchinazione, la metto in macchina. Parti. Praticamente mica messo la colpa, ma è bravissimo, ma non è rimasto in scena.
guarda che non è bello. Allora, la crisi con l'Alberto mette in funzione con la vita. Provo tutti. Ma tra l'altro non dovrei neanche fare quello che fanno loro, cioè le pesate, non so, perché mi porto, vado là, non faccio niente. Lo sportello torna di là. Bello, quello che dicevo io. Lo sportello torna di là. E allora adesso avremo sempre i nostri operatori sempre lì. Sempre lì. Sì. Tranne Gianni che invece Gianni già lo vediamo poco, dopo lo vediamo più. E no, sono tornato verimo, ti ricordi? Ciao Paola! Ciao! Eccola, un sorriso per la stampa, anche lei arrivata. Ciao! Bisogna che sia in cantina e dividere Adriano. Ah, sì, Maria Rosa. Oh, sì, da piccola. Quella è una 60. Una 60. Cosa fai adesso a casa? Niente. Ho sempre da fare, però mi ha fatto tardi, facciamo io mi dice no, mi a casa faccio nulla, oppure faccio solo quello che mi piace e va. Vai bene, ogni lato, soprattutto lui. No, anche perché hai visto quanta gente... Brindisi, brindisi.
Grandi tempi,
Di che facciamo? In giro che facciamo? Dopo, quando tutti imbriachi, adesso con la presa, quando si scalda la atmosfera. È una festa che veramente sono contento che sia stata fatta, è una festa che mi ha trasmolto, una festa che veramente mi rende felice. Intervallo, dopo, ancora, dopo. Sempre bello. Un grande, un buon
bocca al lupo per il tuo futuro, con tutto il nostro affetto, il principe di Virginia da tutti i tuoi colleghi. Comunque, prima dopo arriva per voi. Sappiate che noi pensionati andiamo via nella crisi. Vero? Quando voi andate via voi, non ci sarà più crisi. Cioè, secondo me te pesano le altre, cioè che dopo mi tra questi anni di non ti sei più e non ti via quasi tutti i nomi perché ne ho parlato. Sì, sì, aspetta che mentre lei è una cosa che... anche perché non mi ho riferito bravo Adriano Brasilio dai Adriano vai la frega. Domani con gli ali, nata a Cina. E i confetti. C'è un bigliettino con degli anni orecchini. Gianni, vengo qua. Sistema la vela per nuove avventure. Cominciando dalla tua festa, auguri. Ti auguro tanta gioia, salute e prosperità. Vai, figli maschi, figli maschi! Figli maschi! No, ma che adesso per io! Non lo fare commuovere adesso, dai! Non lo fare commuovere, dai! Alla sessione Aria Tellis, eri accompagnato da Bragantini. Tu, tutto incuriosito, chiedevi delucidazione del lavoro. Lui, rivolgendosi a me, mi raccomandò: trattatelo bene. È vero. È nata subito una simpatia e un rispetto reciproco. Mi ricordo quando Toniolo ti cronometrava il tempo della francatura di una bolgetta. Toniolo,
ti cronometrava. Sì, io ti ricordi che abbiamo misurato tutti i metri delle cerniere, delle bolgette? Sì, quando ho imparato le due macchine francatrici, la Pitney e l'Asco. E quando era l'ora del caffè, tu portavi le sfogliatine, la torta alle rose. E io, la Nutella. E io in due secondi preparavo il caffè che si moltiplicava e passava per tutti. Per un momento di pausa per comunicare e rilassarci, ma quando si ripartiva avevamo un altro input. Ti ricordi i barattoli di Nutella che mangiavi? Arrivavano i crustoli e le carotine e le noccioline. Riusciva a svolgere tutto e rimani sempre così, solare, allegro e intraprendente. Ti aspettano nuovi orizzonti di vita, ti auguro un mondo di bene, Agatha. Brava Agatha! Grazie a tutti per di qualcosa, dai, di qualcosa ancora, un commento. Adriano, qualcosa. Io pensavo che il pallone per quale che allora, siccome che qualcuno di voi altri, più di uno, mi ha chiesto delle pensioni, e allora avremmo qua giusto che la verità, anche già che avete sindacato qua, la verità già che dica, se voi dite mia sindacato, la dovremmo dire noi altri che siamo stati i primi. Che ha avuto questa roba sindacale, che alla fine è una roba, e tu mi dici che dai scherzi da qua da mia miglia. Allora, dopo comunque la copia della carta, questo qua diventa presidente del Consiglio dei Ministri, non è mia quando mi hanno, anche allora, quando abbiamo firmato la carta, e l'abbiamo firmata ancora, io l'ho firmata il 19 ottobre del 2012, io ho firmato un anno prima, dal momento che firmo la carta io sono una persona licenziata, ok? Dopo tutti questi milioni che dell'acqua, non so se è vera, non è vera, di tutte parole. Dopodiché, dopo una settimana, teneva questa bella pappardella qua. E non è giusto, non ti devi dire, perché no, così è la verità, perché se vino altro non c'è parte né Pedrio, non è mai giusto che ci abbia a voi altri. Perché la verità è tutta differente, adesso ve la dico. Allora, gentile signore, ora presente
si comunica che secondo le nostre liste di collocamento ha raggiunto i limiti di età prescritta ai fini della risoluzione della pensione mensile. Conseguentemente, secondo le nostre statistiche, la sua vita non offre più alcun interesse. Non so se vai da lira. Vai, gira! Allora, non offre più alcun interesse nei vantaggi della società, ma al contrario, apporta un carico supplementare per l'Istituto Nazionale della Previdenza Nazionale e Sociale, oltre che per l'ASL del distretto. Per quanto sopra, lei, in virtù del decreto, nel decreto citato, in riferimento, è sollecitata a presentarsi entro 3 giorni, questo fatto lì ancora a ottobre, presentarsi entro 3 giorni dal ricevimento della presente alle ore 9, alle ore 15, all'ufficio crematorio ministeriale. Allora, sede distaccata della sua provincia davanti al forno da lei verrà indicato dal personale ivi incaricato per trovare le procedure al suo incenerimento. Si prega di essere munito di cambio di identità, di un corso di validità, un vaso di metallo della capienza di litri 5 per raccogliere le sue ceneri impresse le sue ceneri con impresso il suo nome e cognome in stampatello, che colga quella, un sacco di legna secca, che colga questa, in alternativa 5 litri di benzina, non vi accetto la miscela, perché ricevuta di pagamento ticket sul conto corrente del Stato del Ministero del Lavoro. L'unica fortuna è questa: i soggetti con peso fino a 80 kg li paga 200 euro, per soggetti con peso superiore a 80, 300. Quei fortunati, se vogliamo chiamarli fortunati, e quei che riduzioni per amputanti di 20 euro ogni anno. Per evitare rischi di esplosione, la invitiamo a non ingerire alcolici o altri liquidi chiamati 24 ore prima della sua operazione, al fine di poter agire velocemente al suo invio presso un laboratorio, voglia rivolgersi munito di quanto sopra all'operatore incaricato, che le rilascerà il numero progressivo per la chiamata, fatto salvo il diritto di sopravanzare per il titolare di appoggio tagliando di disabili e per i dipendenti di pubblico impiego. Ne porge i nostri migliori insigni e saluti. Basta. Questi anni con i colleghi che non sembra tutto un battibecco, o no? Perché non mi è stato sempre andato d'accordo, però mi piaceva quando si vediamo. Quando viene il casino, mi piaceva, però sia ben chiaro, e più le ore che passiamo, non sempre dico, e più le ore che passiamo al lavoro, che non passiamo qui, è vero, importante. Quante volte mi avevi detto, rendi il tuo posto che sempre è casino, che sempre è casino, è vero o no? Non sempre detto giù, sempre manda giù, però che mi dico, ma è possibile che sia solo lì? Allora, questo è successo ancora parecchi mesi fa, e mi sono accorto che non tutti è perfetto. Allora, per non fare il possibile, poi no, io ho sempre messo quelli che sbaglio. Allora, giustamente ho preso 2 persone fra le tante, gli stacchini che mi ritragliavano, e il tuo porto mi sembra. Allora, ne deve accettarlo con un piccolo pensiero. Questo qua è della Paola e questo qua è della Loredana. Se lei è contento che lo sia a casa, perché qua davanti a tutti i colori siano altri, no. Però, ecco, se non è di nessuno. Ciao, Dio. 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 Ciao, Dio.
avete fatto, Adriano? Adesso dica la verità, se ecco. È una verità che di mesi. No. Gianni, sbrigati! Pronti? Che la cena squaglia! Mettiti di qua! Ha fatto il giro! Beccio! Dillo bene, Beccio, no? Beccio! Scusi, lei è pensionato? Sì, diciamo che dopo un periodo di relax sono andato in pensione. Sì, e non ti vedevi l'ora? Non, no, più che altro vedevo l'ora, mi dispiaceva abbandonare questo gruppo, questa compagnia. Bene. Anche lei come il più grande... E lei la signora, vero? Sì, sì. La signora, mia moglie. Ah, io... Si rivedrà in questo DVD, si rivedrà. Sì, sì, sono contenta di rivederla. Bene, bene. Grazie. Taia. Sono riferibile. Dica. Vedo che abbia il cellulare. Dico. Sì. Vero. È fatto? Esposto? È fatto io. Porta di allora un attimo cameraman proviamo a mettere tutti quanti sto cazzo in testa qua vedete andiamo fuori così. Me la vendiste tú, ¿no? Es que ya empezó.
sono come un capello così nel nome, era una roba bellissima. Io vorrei arricciare, ho scritto asino, vorrei arricciare, la stichina. Ma solo vecchio dialogo. Dov'è che ti fai una voce? Dov'è che ti fai una voce? Venezia ho lavorato a Dio. L'unica sfiga era che loro cosa ha fatto lì? E quando sbagliavo il ponte, perché andavi in fondo alla canna del fondamento, ma ricordo. Oh no, che sbagliavi e non vai in fondo, 2250, porca puttana, sbagliato via. Doveva ritornare indietro sul ponte. Dopo gli davo un discritto. E allora si andava alla Giudecca, era che cazzo che le isolette di qua di là. E la mattina ti destradavano, però non via come qua di via, perché via Mazzini, via Quattro Spade, via Cappello. Non fai la Giudecca, e io dicevo, ti c'è fai il vaporetto. Perché avevi gli scritto che ti non vai sul vaporetto, non ti pagavi niente. E mi vedeva la Giudecca, l'ultimo che mi sono messo a fatto Verona Trieste al confine c'è Luci Mini Brescia era un cazzo perché non anche se faceva è andato a finire da allora là c'erano le squadre allora si scaricava i treni detto che era oggi due di noi anche da fuori e due bresciani. Guardi che vengo il treno alle 12:20. Non so se la faccio. Cazzo, dobbiamo scaricare i tre figli e andare via. I bresciani mi dicevano, no, guardi, non mi interessa, via il treno, voglio scaricare, lo scarichi voi altri. Loro di quattro, proseguo in due per sapere il treno. Quando saremo insieme, per un minimo, come dice, a Trieste, che era la città, anche se vuoi, dai, smonta. Io poche mare, tu sei morto. Queste erano le avventure. Una volta i cellulari non c'erano. No. Ma tornava mai
a casa, andava via alle 6 della mattina, tornava a casa alle 2 di notte ed è sbarazzata perché andava a lavorare, si addormentava sul treno, andava via a Trieste, tornava a Verona. Ciao Marta, grazie. Ciao, grazie. E tornava a lavorare la mattina. Sentiamo Marta. Per fare via, a Trieste. Numero 20. Okay. Ciao bella. Ciao. Sì. Ciao Gianni. Dai, saluti. Mi raccomando. Ciao bellissima. Stai bene? Sì, buona festa. Ciao. Era piccolo stato. E lui andava via dal cazzo, e mi aveva una picciola che mi abitava la camera. E diceva, mi raccomando, questo cane che andava via da dormire, e metteva il suo letto, fra i due letti, metteva via da dormire. Alla mattina dice, e di un scappa e un piede, ma invece, in 46 mi sono partito, vedo che piangeva, vedo che piangeva. E sai, gli anni prima è stato terribile. Del Friuli, però ormai in 46 sono stato in 30. È la prima entrata che ho fatto a Trieste, perché qua ve la racconto. Prima volta che ho in posta. Mi vuoi darmi un po'? Arrivo anch'io, primo Trieste. Allora il treno mi ricordo sempre, non vale, in verità. Entra a Trieste, e la gente è passata su, nessuno, in moto sul treno di entrare. Il treno entrava in stazione, questa gente che montava su, Dio mio, dentro siamo, poi mi devi montare su di te. Non si monta niente e montava. Solo. Siamo delle cavallette, Dio mio. Però è la che era tanti slavi. Le parole, Nico è adesso, è 48, pantaloni 48, si mette 48, e 50, 52 e 54, per rubare, entriamo, mi ricordo, sto salone, che era da presentarsi al direttore a Trieste, qui dentro un caino, non mi so che parlo con il direttore, no, così si tocca, c'è un po' di acqua, era mio vero problema. Mi passa tutti qua, che non mi fa dire il direttore e così che mi io così la prima entrata di niente il direttore questi qua non dovevi arrivare. Ma noi siamo andati a consegnare la posta mia e lui. Ma che c'è la compagna? Su, arriviamo su. A un certo punto, col sacco, con tutta la posta. E mi guarda. No, mi qua sta qua, consegnare la posta, non la faccio mia. Raga, qua è andato via, è stato lì da solo. E quando camminate, guarda, capire, ciao no. Tutta la mia roba gliel'hanno rubata. Allora, ciao, capire, ciao no, scusa, pensavi, ciao via Trieste, qua è il mio appartamento. Mi manda su e ciao, come oggi, mi ricordo, è arrivato il ciao. Il giorno dopo la mattina è arrivato il telegramma di trasferimento, mi manda una ciao. Però gli hanno lasciato la borsa per terra con tutti i telegrammi. Andare a consegnarli. Lavorava prima. Riesce a avere 500 sempre sulla rossa nel tavolo. La banca della stazione. Perché se lei era un no, era la sera torna da Brescia, l'hanno fregata. Noi stazione, era 500. La merci, forse la zona. Oh, parcheggiata nello stesso posto, e non aveva fregata 500. E mi aveva messo una rossa, te lo giuro. Identica, solo che non si apriva perché non era la nostra. Perché però è dovuto venire la macchina. Non sono 500 uguale rossa. Cioè, famiglia scende la sera dal treno, con la 500, tira dentro la chiave. Ci stava guardata, com'è possibile? Com'è possibile? E tu guarda anche la targa. Dopo la mia torna con la macchina, la mia con la macchina mia. Come fa? Non mi dice la tua macchina. No, aspetta. La sera mi chiama dalla stazione, i cellulari non c'erano, mi chiama al telefono di casa. Mi dice, sono rimasto a piedi, ma più benzina nella 500, vieni a prendermi, ok? Parti da casa con la sua Renault, a prenderlo. Con la tanica, la benzina, faccio benzina, gliela porto alla stazione.
5 e salgo sulla 500, vengo a casa, e lui mai non arriva. Io non sapevo se ti erano dritto. Tutto bene, Claudio? Se vediamo lunedì. Penso proprio di sì. Penso di sì. Vai fuori da lì. Un'altra volta. Vai fuori da lì. Da dove sei? Ciao Marisa, ci vediamo. Andate un attimo in bagno. Sì.
c'è il letto che ci aspetta. Mezzanotte passata, che roba a casa della ragazza. Vorrei che dopo il marito mi Sta lì Adrien. Ciao Gianni. Grazie mille. A te, grazie della tua telecamera. Spero che grazie tutto mille, sia impresso in quelle. Un grande DVD. Ti sento dove sono? Qualche giorno l'è pronto, non preoccupate. Ok? Auguri ancora. Grazie Gianni. Auguri ancora. Ciao, grazie ancora. Ciao. Basta salutarsi. Auguri, saluti. Buon Natale. Ciao.